Cristo risorto, buona giornata cari amici. Apriamo i nostri cuori e accogliamo la parola di Dio che ci viene data oggi dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 2, versetti 13-18. I magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta là finché non ti avvertirò. Erode, infatti, vuole cercare il bambino per ucciderlo». Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Dall'Egitto ho chiamato mio figlio». Quando Erode si accorse che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio e che avevano da 2 anni in giù, secondo il tempo che aveva appreso con esattezza dai magi. Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremia: un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata, perché non sono più. Amen. Carissimi, oggi, pochi giorni dopo il Natale, abbiamo accolto questo episodio in Matteo 2, episodio quando Gesù, appena nato a Betlemme, viene preso da suo padre perché ha avuto un sogno. Un angelo gli è apparso nella notte avvertendolo e dicendo: vai con tutta la famiglia, scappa in Egitto perché Erode vuole uccidere il bambino. Questo episodio richiama chiaramente a quella famosissima strage degli innocenti che il re Erode compie dei bambini, proprio perché voleva essere sicuro di uccidere Gesù, proprio perché Erode aveva invidia, aveva rivalità verso chiunque potesse ergersi come re. E da quando i magi stessi sono andati da lui, Erode non ha apprezzato questo fatto, ma anzi ha cercato in tutti i modi di uccidere il bambino. Questo fatto storico per noi, cari amici, è un fatto molto preciso che avviene nella nostra vita. È un fatto in cui noi molto spesso abbiamo un'esperienza del Signore. Abbiamo davvero una luce anche in questo Natale che ci è stata data, una esperienza di gioia, una felicità perché Dio lo sentiamo che è in mezzo a noi come l'Emmanuele. E noi viviamo una simile esperienza di quella di Giuseppe. Erode vuole uccidere il bambino. Abbiamo anche noi un Erode che vuole portare via la nostra gioia, la nostra pace, vuole portare via quella luce che abbiamo ricevuto in questo Natale. Quante situazioni, quante persone, quanti pensieri sono i nostri Erodi, che vogliono venire per distrarci, che vogliono venire per uccidere il bambino, quella gioia, quella pace che è sgorgata dal nostro cuore, proprio perché Gesù è nato, il Salvatore è nato per noi. Allora ascoltiamo oggi la voce dell'angelo, la stessa voce che ha detto a Giuseppe: Giuseppe, prendi il bambino, custodiscilo e vai in Egitto. Anche a noi l'angelo dice: Luca, prendi questa gioia del Signore presente e vivo con te e scappa da questi Erodi. Non ascoltare questi Erodi, perché loro vogliono uccidere, vogliono scoraggiarti, vogliono portarti via la gioia di questo re che è appena nato, che è in mezzo a noi. E questo è il nostro combattimento come cristiani per tutta la nostra vita.
sempre avremo delle situazioni che vogliono ostacolare che il nostro cuore gioisca nella presenza di Dio, gioisca di questo Salvatore che è nato per noi, che è morto per noi, che è risorto per noi. Quanti Erodi abbiamo nella nostra vita, ma il modo per sconfiggerli è fuggire da loro, non ascoltarli e custodire il bambino che c'è in noi, la presenza di Gesù. Amen. Ecco perché oggi vi vorrei consegnare come slogan queste parole: custodisci la buona notizia nel tuo cuore. Custodiscila, non lasciare che le notizie attorno a te, vicino a te, le notizie del mondo, le notizie degli altri possano ostacolare la gioia che Dio ha messo in questo Natale nella tua vita. E preghiamo insieme dicendo: Signore Gesù, grazie perché tu sei vivo, grazie perché tu sei presente come l'Emmanuele, il Dio che è con me, il Dio che anche oggi si manifesta nella mia vita. Signore, fa che io possa davvero allontanarmi da ciascun erode che viene a portare via la pace dalla mia casa, dalla mia famiglia. Signore, manda il tuo Spirito Santo e donami la forza, donami la capacità di custodire la tua pace che mi hai donato a caro prezzo con la tua vita. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. La gioia del Signore, fratelli e sorelle, è la nostra forza. Custodiamola. Custodiamo Gesù, il principe della pace, che è nato nelle nostre case, nelle nostre famiglie. Amen. E proprio in questo tempo, negli ultimi giorni di questo anno, vi condivido la gioia di poter riprendere la scuola biblica. La scuola biblica non è altro che un piccolo cammino che non richiede molto tempo, ma è un grande aiuto per entrare nella sua parola, conoscerla bene, la scrittura, conoscere la Bibbia ed essere illuminati in tutta l'esperienza che ci è stata data, sia culturale, storica, ma di come Gesù ci parla attraverso di lei. Quindi potete iscrivervi ancora in questo tempo nel nostro sito per imparare e fare una nuova esperienza di Gesù, che è parola viva in mezzo a noi. Grazie che mi avete accolto. Buona giornata, ci vediamo domani. Ciao! Oggi è nato per noi Salvatore, oggi è nato per noi il Salvatore, oggi è nato per noi il Salvatore, oggi è nato per noi il Salvatore. Cantate al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore, uomini di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome. Oggi è nato per noi il Salvatore. Salvatore. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. In mezzo alle genti narrate la sua gloria. A tutti i popoli dite le sue meraviglie. Oggi è nato per noi il Salvatore. Salvatore. Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare e quanto racchiude, sia in festa la campagna e quanto contiene,
acclamino tutti gli alberi della foresta. Oggi è nato per noi il Salvatore. Oggi è nato per noi il Salvatore. Davanti al Signore che viene. Sì, Egli viene a giudicare la terra. Giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli. Oggi è nato per noi il Salvatore.